Un posto al sole anticipazioni. Trama puntate, dal 17 al 21 aprile 2023. Clara scopre il tradimento. Lunedì, 17 aprile 2023. Lara è molto soddisfatta delle sue subdole manovre e crea nuove tensioni tra Roberto e Marina sfruttando il piccolo Tommaso e, soprattutto, il fatto di essere una madre sola. Intanto, la Giordano trova sempre più conforto ed intesa nel suo grande amico Arnold, che la sostiene nel difficile momento che sta attraversando proponendole diverse soluzioni. Alla terrazza, Franco è costretto a fare i conti con la netta possibilità di perdere il lavoro. La paura di ritrovarsi senza un impiego da un giorno all'altro lo sta distruggendo. Nascono nuove discussioni con Angela che raffreddano non poco il clima familiare. Sono previste nuove sfide in arrivo per Diego e Nunzio, pronti più che mai a rilanciare il caffè Vulcano. Silvia è contraria ad ogni tipo di investimento. Non sa che Michele la sta aiutando segretamente. Martedì, 18 aprile 2023. Dopo la notte di passione che ha vissuto insieme a Damiano, Rosa non smette di covare sentimenti avversi nei riguardi del suo ex marito. Intanto Viola prova in tutti i modi ad andare avanti con la propria vita. Ma ecco che un incontro tra lei e l'ex guardia del corpo scatena serie conseguenze per entrambi, ribaltando completamente la situazione. A Palazzo Palladini servono a ben poco i tentativi di Roberto di imporre dei limiti a Lara. E lo stesso vale per Marina nei confronti del francese Arnaud Leroy, interessato ad avere una relazione con lei. La coppia Ferri-Giordano è di nuovo messa a dura prova. Questa volta sopravviverà alla tempesta? Nunzio riesce finalmente a convincere Silvia ad assumere una social media manager, sui generis, in modo da far riguadagnare terreno al locale. Su chi verterà l'ardita scelta? Mercoledì, 19 aprile 2023. Ancora troppo sconvolto e amareggiato per la fine della sua storia clandestina con Diana, Alberto deve prestare molta attenzione a non far crescere sospetti e dubbi in Clara. Un testimone inaspettato, però, si prepara a smentirlo. Sia Viola che Rosa, seppur in maniera diversa, sentono ancora un forte legame nei confronti di Damiano. Eugenio si accorgerà che la moglie è di nuovo confusa? L'incontro casuale con il marito di Bice finisce per stravolgere una normale uscita tra Guido e Mariella. Che cosa succederà alla coppia? Ne vedremo delle belle, anche perché nella questione finirà per essere coinvolto anche Michele. Lara non smette di sedurre Roberto e di tenerlo legato a sé con mille scuse. Franco è sempre più in tensione adesso che il lavoro è seriamente a rischio. I problemi economici, inoltre, lo preoccupano tanto. Giovedì, 20 aprile 2023. L'ultimo video girato da Micaela Cirillo al Caffè Vulcano rischia di far esplodere una vera e propria bomba tra Alberto e Clara, mettendo inoltre a repentaglio anche la reputazione che, in questi anni, l'avvocato è riuscito a costruirsi. Come il Palladini penserà di risolvere la situazione? Lara non smette di essere invadente e manipolatrice nei confronti di Roberto, facendo tutto il possibile per fargli tagliare i contatti con Marina. Guido e Michele si trovano impegnati nella gestione di una imbarazzante situazione al pub che rischia addirittura di sfuggirgli di mano. Silvia è contenta dell'impegno di Nunzio e Diego. Tuttavia, teme il rischio di nuovi e pesanti debiti. Arnold capisce che nel cuore di Marina ci sarà sempre e soltanto spazio per un'unica persona, Roberto. Intanto la manager cerca il confronto con il marito. Venerdì, 21 aprile 2023. Proprio quando le tensioni tra Roberto e Marina iniziano a stemperarsi, ecco che una nuova emergenza che interessa Lara e il piccolo Tommaso stravolge un'altra volta la quotidianità della coppia. Arnold sembra essersi oramai rassegnato. Forse, però, non tutto è perduto. Arriva, come un fulmine a ciel sereno, la consapevolezza di Clara di essersi illusa per l'ennesima volta. Alberto l'ha tradita. E non solo. La donna scoprirà anche la manovra per diventare socio del Caffè Vulcano? Disperata, capisce che il suo compagno non è mai veramente cambiato e che, per questo motivo, si merita di restare da solo. Intanto Diana non vuole più saperne di lui. Persistono i dubbi di Viola circa la sua riconciliazione con Eugenio. La donna pensa sempre a Damiano. I guai per Guido e Michele continuano. Ce la faranno a venirne a capo? Anticipazioni un posto al sole. Alberto Palladini smascherato tramite un video girato da Micaela.
A un posto al sole sta per aprirsi una settimana davvero ricca di colpi di scena che, ancora una volta, vedrà al centro della scena il personaggio di Silvia Graziani. E non solo. Timidi spoiler lasciano supporre che, grazie all'iniziativa presa da Nunzio e Diego Volta ad evitare che Alberto Palladini divenisse socio al 50% del Vulcano, il locale darà cenni di ripresa. Subito dopo Pasqua, dunque, noi telespettatori assisteremo ad una situazione completamente nuova, con Nunzio e Diego pronti a dare il meglio di loro per risollevare le sorti del bistrò e per sbaragliare la concorrenza. Ad onor del vero, molti fans, in queste ore, si stanno chiedendo come abbiano fatto i due ragazzi a recuperare i soldi necessari per diventare gestori del locale. Il Cammarota e il giovane Giordano sono due ragazzi molto volenterosi, ma di certo non ricchi. Da semplici dipendenti, come hanno fatto a realizzare l'investimento? Ebbene, nuovissime anteprime indicano che il tutto è avvenuto per merito di Michele, benefattore misterioso e finanziatore segreto. Al momento, ad accorgersene sarà soltanto sua figlia Rossella che gli saprà essere grata. E, bene quel che finisce bene? Pare di sì. Inoltre, nei nuovi episodi trasmessi da Rai 3, accadrà qualcosa di veramente sensazionale. Tutto comincerà quando Nunzio e Diego proporranno alla Graziani delle iniziative molto all'avanguardia nella speranza di far riguadagnare terreno, il prima possibile, all'affezionato bistrò. Ancora affranta per i complessi momenti vissuti, la donna si mostrerà contraria ad ogni tipologia di innovazione, sostenendo di essere stufa di assistere al netto divario tra entrate e uscite. Il giovane Cammarota, però, non ne vorrà sapere di desistere. E così proporrà alla donna di assumere una social media manager in modo da sponsorizzare al massimo il locale ed attirare sempre più clienti. Anche se gli spoiler lo anticipano in maniera molto velata, pare che la scelta ricadrà sulla gemella Micaela Cirillo. Ed ecco il grande colpo di scena. Nel realizzare un filmato promozionale, la ragazza riprenderà qualcuno in atteggiamenti molto compromettenti con una donna. I protagonisti in questione sono Alberto e Diana. Quest'ultima non ne vorrà sapere più dell'avvocato che avrà sempre più paura di essere scoperto dalla compagna. Ebbene, a quanto pare la bomba esploderà, con conseguenze disastrose per il Palladini che verrà lasciato in tronco da Clara. Stufa del fatto che non sia affatto cambiato, la dolce Curcio prenderà una decisione epocale sulla sua vita. Insomma, ci aspettano momenti caratterizzati da forte suspense, non credete? Anticipazioni un posto al sole. Marina metterà Roberto con le spalle al muro. Parliamo del personaggio di Marina Giordano. La ricca imprenditrice sta vivendo un periodo davvero buio, a causa delle interferenze di Lara nella sua vita matrimoniale. La Martinelli, a breve, arriverà a chiedere al suo ex di essere ancor più presente nella vita del piccolo Tommy. Ferri, sentendosi in colpa verso il bambino, arriverà a sottrarre sempre più tempo alla Giordano che ci apparirà davvero disperata. Ebbene, i nuovi spoiler lasciano trapelare che Marina, a breve, perderà le staffe al punto da mettere alle strette suo marito. Del resto, in una delle sue ultime interviste, l'attore Riccardo Polizzi Carbonelli ha lasciato intendere che, presto, ci sarebbero stati dei nuovi elementi di disturbo nel suo già difficile rapporto con Marina, senza escludere, tra l'altro, anche la possibilità di un netto distacco o comunque di una degenerazione dei rapporti con la moglie. Da un po' di giorni, inoltre, nella soap è riapparso, magicamente, Arnaud, il turista francese conosciuto da Marina la scorsa estate a Procida. La manager, stufa della sua vita matrimoniale, potrebbe arrivare a mettere Roberto con le spalle al muro e, nel contempo, provare a frequentare l'affascinante Arnaud in modo da darsi una seconda chance. Tale scenario è davvero plausibile? Staremo a vedere. Anticipazioni un posto al sole ed interviste. Silvia Graziani tornerà a sorridere, ecco perché. Continua il successo di Un posto al sole, la soap più longeva della televisione italiana che va in onda instancabilmente dal 1996. Una delle protagoniste più amate e presenti sin dagli inizi è sicuramente lei, Silvia Graziani, interpretata da Luisa Amatucci. Di recente, l'attrice si è confessata ad un noto giornale, ove ha colto l'occasione per ricordare la collega Carmen Civittaro, scomparsa ad agosto dello scorso anno. Carmen, ad Un posto al sole, ha vestito i panni di Teresa, moglie di Otello, amorevole mamma di Silvia e protettiva nonna di Rossella. Qualche settimana fa, è andato in scena il suo funerale che ha commosso davvero tutti. Luisa, a tale riguardo, ha ammesso di conservare un ricordo preziosissimo della Civittaro.
Era una donna colta, piena di talento, con cui ci si poteva parlare di qualsiasi cosa. Era una vera amica, una di famiglia e, proprio per questo, con lei ha condiviso ogni momento, bello o brutto, della vita. Quando ha appreso della sua dipartita, è rimasta malissimo. La sua scomparsa è stata un duro colpo. Di lei ha amato i suoi mille interessi, il tifo sfrenato per la Formula 1 e per il calcio. Quanto al personaggio di Silvia, la Amatucci ha rivelato di riconoscersi tantissimo in lei. C'è tanto di lei in Silvia e viceversa. Le regala ancora tanto, specie nei frangenti in cui ci sono storie importanti da realizzare. Da se stessa al 100% per impersonare la proprietaria del vulcano. Silvia riesce ancora ad emozionarla. Negli ultimi tempi, il personaggio di Silvia è stato al centro di diverse vicende, dalla relazione clandestina con Giancarlo Todisco alla fine del suo matrimonio con Michele, dalla morte di Teresa alla campagna denigratoria condotta da Alberto Palladini sui social per diventare socio del bistrò. Ma ecco il colpo di scena. L'attrice ha rivelato che, prestissimo, il suo personaggio tornerà a sorridere. E presumibilmente, non solo grazie alla ripresa del locale, ma anche grazie a qualcuno. Si tratta di Michele, forse? La donna e il giornalista torneranno insieme? E tutto da scoprire. Anticipazioni Un posto al sole e news. Arriva Giulio Schifi, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Gli affezionati fans di Un posto al sole, a breve, saranno felicissimi di scoprire che un nuovo personaggio è pronto ad inserirsi nel suo adorabilissimo cast. Stiamo parlando di Giulio Schifi, attore originario di Rieti che, stando alle ultimissime indiscrezioni, entrerà a far parte della famiglia di Un posto al sole con un ruolo molto positivo. Schifi, classe 1996, ha una forte passione per il mondo dello spettacolo e per il basket. Nel 2019 è stato eletto Mister Italia. Lo ricordiamo anche per aver preso parte a diversi cortometraggi come Artemisia, progetto firmato da Gabriel Cash, e per aver corteggiato la tronista Giulia Cavaglia nel dating show di Canale 5, Uomini e Donne. E, noto anche per aver lavorato in teatro nonché al cinema, al fianco di attori come Marco Giallini, Massimo Popolizio e Antonio Albanese. L'approdo nella soap partenopea rappresenta la prima grande esperienza su un set di una serie TV. Al momento, il personaggio di cui dovrà vestire i panni è Top Secret. In una recente intervista, Giulio ha rivelato di essere il nipote di Anita Pitoni, interprete del teatro vernacolare reatino, nota nella sua città natale per le sue doti di attrice. Ha svelato di essere certo che lo stia guardando da lassù. L'attore si augura di restare a lungo nella soap, di impressionare positivamente il pubblico e di essere richiamato e riconfermato anche per le prossime stagioni. Schifi, prossimamente, sarà anche su TV 2000 nella serie televisiva Il Canonico, al fianco di Michele La Ginestra. Se in questa nuova serie andrà a vestire i panni di un protagonista sgradevole, in quel di Un posto al sole sarà invece un personaggio solare ed accondiscendente. Non resta che attendere il suo debutto su Rai 3, non credete? Anticipazioni Un posto al sole e news. Lucia Cimmino e Eugenio Nicotera. Tra loro c'è ancora speranza? C'è grande attesa per le prossime puntate di Un posto al sole, ove un incontro tra Damiano e Viola rimetterà nuovamente in discussione la scelta della donna di restare al fianco del marito e salvare il matrimonio. In molti telespettatori, data la piega che tale vicenda sta prendendo, aleggia un dubbio. Forse la simpatia nata, settimane fa, tra Eugenio e la collega Lucia Cimmino è tutta da rivedere? Nella soap napoletana, Lucia è interpretata da Francesca Colapietro, il cui debutto nella serie TV è avvenuto proprio quest'anno. Il suo personaggio è un pubblico ministero inserito nella trama per aggiungere ulteriore scompiglio nella già scombussolata vita sentimentale della Bruni. La donna, infatti, è riuscita ad instaurare un feeling sempre più importante con Nicotera, provocando non poca gelosia in Viola. Di recente, Renda ha vissuto un momento di passione con Rosa, sua ex moglie. Ma, nonostante la notte insieme, i due non sono riusciti a ritrovarsi. Francesca, di recente, ha parlato del suo personaggio, affermando di vestire i panni di una donna forte, determinata, tenace, che punta all'obiettivo e sa che cosa vuole. Le sue parole lasciano supporre che presto la si rivedrà, in azione, non credete? Eugenio, infatti, come lasciano pensare alcuni rumors, potrebbe accorgersi dei timori ancora presenti in Viola circa la loro riconciliazione.
Questo porterà il valente magistrato a riavvicinarsi alla collega Lucia? Ci aspetta una primavera, di fuoco. La soap napoletana è pronta a sorprenderci ancora. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace. Iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.